Come fare a muoversi in maniera fluida? Ciao, buongiorno! Nel primo livello ho parlato di efficienza e qualità del movimento lineare nell'orizzontale. Nel secondo livello ho parlato appunto del trasferimento del movimento lineare sul piano verticale, ovviamente primo approccio di verticale. Oggi ti voglio mostrare come sviluppare continuità, resistenza e soprattutto fluidità. Questo esercizio ancora basico ed elementare non è semplicissimo, però si tratta sempre di basi rispetto ovviamente al lavoro verticale. Ti aiuterà a sviluppare la tua abilità di rimanere focalizzato sulle priorità. In questo caso, quindi, riuscire a mantenere la concentrazione sul mantenimento del movimento lineare e quindi mantenere sempre la stessa altezza nonostante la distrazione, volendo, delle contingenze, quindi diciamo di quello che ti troverai di fronte, senza farti distrarre dal cambio di condizioni, che in questo caso comunque sono abbastanza semplici e soprattutto divertenti. Vedrai che anche qui il problema sarà nella scelta del collaboratore, però ovviamente lo puoi fare anche senza, lo puoi fare davanti a uno specchio per controllarti da solo, quindi in realtà le soluzioni, finché si tratta di movimenti basilari, le soluzioni sono abbastanza semplici. Comunque l'alternativa c'è sempre. Ti lascio l'esercizio, spero che ti divertirai a farlo e mi raccomando, mantieni la concentrazione. Ed ecco il nuovo esercizio, livello 3 per movimento lineare applicato al movimento verticale. Oggi ostacolo e in più ha un altro componente dello STAFS. E quindi oltre a Giorgia che terrà la scopa, ci sarà anche Maya che parteciperà al gioco. Ok, vai Giorgia, eccoli qua. Ora, più o meno l'esercizio è come quello di ieri, solo che sono diverse altezze. Noi dobbiamo sempre mantenere sopra la testa la stessa altezza. No, appoggiata proprio. È sfiorato così. Ok, appoggiamoci sulla mano, mantieni l'angolo uguale. Quello che tu mantieni, quello che tu posizioni in alto, lo mantieni. Ok, e dobbiamo mantenere fino a discendere. Poi, pesa. È finita la scopa. Non c'è più lui. Scusa, un po' di stress. Come sono partito? Col sinistro o col destro? Partiamo col sinistro. Metto la gamba, piano piano mando il ginocchio avanti. Questo è più difficile perché parto dal gradino più alto. Così. Metto il secondo, attenzione. Si può fare malissimo perché gli pesi si possono. Oh, caduto! Papà è caduto! Oh, ti devo che figuraccia che ho fatto! Papà ha fatto la figuraccia! Parlare e farlo è ancora più difficile, quindi metto il piede sinistro, tipo, ah, ecco perché non mi stavo appoggiando. Metto il piede destro, Ale duro, Nesca. eccolo, ci sono riuscito. Ok, a chi tocca? Prima la piccolina? Sì. Così, tipo brutto. Devi rimanere sotto, chi va la gamba? Vai. Vai, vieni. Bastone. Come posso mangiare il bastone? Dove portate il Brava, ok, dimmi! girati. Torna indietro, questo è difficile per te. Mi giri ogni Appoggiati, giorno, piega appoggiati. la gamba, piega la Piega la gamba, gamba, tienila piegata. brava, Ok, porta avanti l'altra, tienila piegata. Brava! Sta dritta, perché vai verso l'alto? Guarda avanti, la testa. La testa. Ecco qua! Cinque. Buon cinque. Ciao. Lui Scendi. Addirittura scendi. Scendere senza vale. mani, Scendere vale. Scendere vale. Salire no. senza mani. Senza mani lo sta facendo. Non è competitiva per niente. Questa cosa è veramente strabiliante. Oltre, poi ovviamente tu puoi aumentare. Io ti do l'idea. Qua in realtà potresti fare una pila di libri. Se c'è una biblioteca a casa potresti fare anche un circuito. Livello 3 andato. Ora vediamo che mi invento per domani livello 4. Ah. Ciao. Ciao.